il fascismo è morto per sempre. Come, come? Ma non saranno quei quattro gatti che vanno in giro con le camicie nere, il saluto romano, il passo dell'oca? No, 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 il fascismo non va ridotto all'immagine che ha dato di sé nel secolo scorso. Il fascismo è qualcosa di più complesso, di più sostanzioso. È il contrario del comunismo. No, è il contrario della democrazia. Avevamo vent'anni oltre il ponte che in mano nemica, teneva all'altra riva la vita, tutto il bene del mondo, oltre il ponte. Eh già, la nostra Costituzione nasce dalla Resistenza. Quindi? Se i principi fondamentali della Costituzione sono il contrario del fascismo, per capire cos'è il fascismo basta vedere qual è il contrario dei principi fondamentali della Costituzione. Cioè, fammi capire. È facile, basta venire a vedere lo spettacolo Intervista alla Resistenza. Questa mattina mi sono alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questa mattina mi sono alzata e ho trovato l'invasore. Intervista alla Resistenza, con il coro antifascista Suoni e Lampi, diretto da Umberto Mosca, con le attrici Adele Pellegatta e Deborah Morese, con Silvano Piccardo, che è anche autore dei testi. Musica originale e arrangiamenti di Umberto Mosca. Morto per la libertà.